Chiederei a tutti di rimanere nei tempi, perché questo serve a due cose. Uno, a discutere, quindi ad approfondire l'argomento. Il secondo, a lasciare ai colleghi che vengono il tempo per fare la propria relazione con i tempi dovuti. Quindi, e poi perché dobbiamo, la giornata è molto, molto, molto fitta. Ok, adesso vediamo come la ricerca italiana si inserisce in questo discorso così ben rappresentato dal dottor Beghi. Chiamerei quindi sul palco un nostro autorevole ricercatore in questo settore, che è il dottor Chiò, che vedo qui, che ci parlerà di uno studio ARISLA che si chiama Sardinias, che ha studiato il profilo genomico di una popolazione particolare di malati, che è quella sarda. Grazie Adriano. Grazie a voi. In realtà non sono strettamente correlato con la relazione precedente, perché è uno studio prevalentemente genetico, anche se c'è una piccolissima fetta di tipo epidemiologico. Intanto ringrazio all'inizio i gruppi che hanno partecipato, il gruppo di Giuseppe Borghero dell'Università di Cagliari, Maura Pugliati dell'Università di Sassari, che però ora è a Ferrara, Gabriele Restagno della nostra azienda ospedaliera Università della Città della Salute e della Scienza di Torino, e qua ci sono anche il gruppo dei biologi che stanno lavorando alacremente ancora su questo progetto, e Brian Traynor del National Institute of Aging, National Institute of Health di Bethesda, dove si sono svolte le parti strettamente genomiche del progetto. Gli obiettivi erano identificare nuovi geni coinvolti nella patogenesi della SLA attraverso exome sequencing. In realtà lo studio era partito con un GWAS, è stato modificato perché poco dopo l'approvazione dello studio è comparsa questa nuova tecnologia. Identificare geni coinvolti nei casi e nei controlli, e ancora stabilire un registro prospettico epidemiologico della SLA, che è in parte costituito, non ancora completamente. Intanto, perché lavorare sulla popolazione sarda? La popolazione sarda è un vero laboratorio, perché è un isolato genico. La popolazione sarda ha avuto due colli di bottiglia durante la sua storia. Questa è la storia dei dati della popolazione. Nel 1348 la grande peste, che poi in parte quella descritta da molti autori di quel tempo, provocò un crollo della popolazione, che già non era molto elevata, e scese a meno di 100.000 abitanti. Da questi 100.000 abitanti discende tutta la popolazione sarda successiva. In realtà poi c'è stato un secolo dopo, una fase di importante carestia che ha avuto probabilmente un effetto, ma abbiamo pochi dati su questo. In realtà sono dati non sono censuari in senso stretto, ma sono state stime molto ben fatte su questa popolazione. L'esistenza di un collo di bottiglia determina una riduzione del numero delle persone, quindi una riduzione della variabilità genica, e questo già di per sé è un effetto di estrema importanza. La popolazione sarda si differenzia nettamente da quella di tutta la popolazione europea. Questo è uno studio molto bello di Nature del 2008, in cui si sostiene che l'uso dell'analisi delle componenti principali permette di vedere la variazione genica. Voi vedete come si ridisegna l'intera mappa europea. Questa è l'Italia, ad esempio, questa è Francia, Svizzera, Spagna e Portogallo, e questi sono segnati come italiani, ma in realtà sono italiani ovviamente, ma sono i sardi. Voi vedete che costituiscono un piccolo gruppo separato dal resto della popolazione europea. Questo è dimostrato poi da una serie di grossi studi, ad esempio gli studi sul cromosoma Y ci pongono la Sardegna in questa posizione. Il cromosoma Y è il cromosoma che determina il sesso maschile, è un piccolo cromosoma con pochi geni, ma è molto conservato, e la caratteristica distingue i sardi completamente dalle altre popolazioni. Quindi un laboratorio particolare che determina diverse cose, determina la possibilità, ad esempio, di avere una deriva genica, che è proprio uno dei fenomeni che vi ho citato, ma anche gli effetti fondatori, cioè una persona in una popolazione chiusa può trasmettere maggiormente una nuova mutazione che diventa parte di questa popolazione. Ma quello che è interessante, uno potrebbe dirsi, vabbè, se questa è una popolazione diversa, che ci importa studiarla? Ma che in realtà il patrimonio genico umano è comune, quello che si differenzia sono i polimorfismi, cioè alcuni tipi di mutazioni. Questi polimorfismi
xenofobi sono esaltati nelle popolazioni isolate rispetto alle popolazioni non isolate, quindi la popolazione sarda rispetto a quella italiana, ad esempio. Sardi non sono l'unica popolazione, in Europa ce n'è almeno un'altra che è simile, che è quella finlandese, che ha avuto un fenomeno, tra l'altro, di collo di bottiglia ancora più netto. I 4 milioni di finlandesi discendono da 10.000 persone, e quindi una popolazione molto limitata. Questo determina il fatto che alcune patologie sono molto più comuni nei sardi, la talassemia, il favismo è ben noto, ma anche patologie non solo monogeniche, quelle polifattoriali, poligeniche, come il diabete mellito di tipo 2 e la sclerosi multipla, dove la Sardegna riproduce ciò che avviene nel nord Europa in modo completamente differenziato rispetto a quello che avviene, ad esempio, nella popolazione italiana. Quindi questa è la ragione dello studio. Dal punto di vista epidemiologico, la frequenza è stata studiata soprattutto per ora per il nord della Sardegna, anche perché Maura Pugliatti, che era l'epidemiologa in loco e lavorava allora a Sassari, quindi nel nord dell'isola, e la prevalenza e l'incidenza sono sostanzialmente simili a quelle della popolazione italiana. Questo è interessante perché dimostra come anche in variabilità genetica poi si creano dei meccanismi di equilibrio probabilmente nel numero dei casi globali. La prima parte dello studio nostro è stata quella di identificare, utilizzando i geni noti, fare una mappa genetica. Lo studio iniziale di Arkes è stato pubblicato prima, anzi è l'origine del progetto Sardinials. Il secondo studio invece, architettura genetica, è quello che è direttamente derivato da questo progetto. È quello che abbiamo visto studiando 375 casi, 100 familiari e 275 sporadici. Abbiamo osservato come una quota elevata di casi aveva mutazioni. In particolare, se noi andiamo ai casi familiari, riusciamo a identificare mutazioni nel 74% dei casi, utilizzando geni noti già, e anche nel 30% circa dei casi sporadici. Quello che è interessante è che vi è una mutazione nettamente prevalente, che è la 382T di TDP, 43, che è presente sia in omozigosi sia in eterozigosi, soprattutto in eterozigosi, abbiamo tre omozigoti, e che costituisce la quota maggiore sia dei casi sporadici, che sono questi, sia dei casi familiari. Ma interessante, abbiamo rilevato, e questo non era noto, una seconda mutazione con effetto fondatore, la G295S di TDP, che è presente in una quota minore, ma è del circa 3% dei casi sporadici e familiari. Dato ancora più curioso è la copresenza di mutazioni di C9ORF e TDP in una quota elevata di pazienti. Abbiamo 8 pazienti complessivamente che portano due mutazioni di questo tipo. Terzo gene per frequenza è C9ORF, che è comunque nella popolazione sarda più frequente di quant'è nella popolazione italiana, circa il doppio della popolazione continentale. Questi tre geni maggiori, TDP, mutazione A382T, mutazione G295S e C9ORF, hanno un chiaro effetto fondatore. Questo è dimostrato con uno studio di aplotipi, e tra l'altro il fondatore di C9ORF è lo stesso del fondatore di C9ORF europeo. Vi sono delle differenze fenotipiche di questa popolazione, non sto a dilungarmi su questo, ma quello che è più interessante è l'osservazione che conferma però già quello che era noto, la frequenza di demenza frontotemporale nei C9ORF, ma vi è un'elevata frequenza di demenza frontotemporale anche nei soggetti con mutazione TDP, e questo è interessante perché questo avviene solo nella popolazione sarda, non nelle altre popolazioni. La stessa mutazione, ad esempio, nelle altre popolazioni europee non presenta questo tipo di fenomeno, cioè la demenza frontotemporale. Come sono distribuiti i casi? I casi sono distribuiti con una prevalenza dei casi C9ORF nel sud della Sardegna e dei TDP nel nord della Sardegna. E uno dice, vabbè, questo che interesse ha? È interessante perché queste due parti corrispondono anche alle due sottopopolazioni etniche sarde, come testimoniato dai dialetti. Il sardo, sono dialetti della lingua sarda, il nord della Sardegna è completamente diverso dal sud della Sardegna. Questa è una popolazione non solo che non si mischia, ma non si mischia neanche nel proprio interno, in realtà è una popolazione molto stanziale. Dal punto di vista fenotipico, i pazienti con C9ORF 72 e TDP in contemporanea hanno un'età d'esordio molto più bassa, quindi sembra che la presenza di un aspetto oligogenico influenzi l'età d'esordio dei pazienti.
scusate, eccolo qua, e inoltre sono anche pazienti che hanno una prognosi peggiore, ma in questo caso è più simile alla prognosi dei pazienti con mutazione C9ORF. L'ultimo dato che deriva da questo studio, questo primo studio, è che la penetranza è superiore nel sesso femminile che in quello maschile. Tra l'altro questo in qualche modo continua a indicare una sorta di dicotomia maschi-femmine che abbiamo già visto ad esempio nell'effetto del fumo precedentemente. Probabilmente molti fattori di rischio non sono ancora stati studiati bene. Potremmo avere delle sorprese analizzando questo tipo di informazione. Il dato forse più importante dello studio di Sardinials e l'identificazione di un gene, MAT3, che è già stato citato precedentemente. Questo gene è basato su una tecnica classica di whole exome sequencing su 190 pazienti e 101 controlli sani e utilizzando la piattaforma ISEC che poi di Illumina, che è poi quella classica, ed è la parte di studio che è stata svolta dal punto di vista tecnico negli Stati Uniti. Il gene è stato descritto su questo lavoro su Nature Neuroscience, e il lavoro aveva all'interno sia i dati dei nostri sardi, sia i dati di pazienti con forme familiari di SLA, americani, italiani, non sardi, israeliani e tedeschi. La base è stata questa, in parte leggibile e in parte no. Questa è la famiglia sarda, sono due casi. Questa è una famiglia americana molto grande ed è stata fatta attraverso una tecnica classica di filtri, in parte citata da Vincenzo Silani prima, con eliminazione prima di mutazioni varianti non condivise ovviamente fra i casi, poi le varianti in omozigosi, poi le varianti non autosomiche, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al termine due varianti osservate in comune fra questi quattro casi e tre varianti in comune fra questi due casi e poi alla fine MATR era l'unica che era in comune fra le due famiglie. Queste sono le varie famiglie. Questa è la nostra famiglia italiana, vi è anche una enorme famiglia americana che in realtà era stata già descritta in precedenza, ma è stata aggiunta alla fine nello studio perché era una famiglia considerata affetta da una forma di miopatia e poi rivalutata in realtà una forma di SLA, ma di questo ne parliamo alla fine. Di un caso americano avevamo anche il tessuto, è stato possibile vedere la presenza di MATRIN all'interno del nucleo dei neuroni e tra l'altro la copresenza insieme a TDP-43. Questa mutazione è stata poi replicata in varie popolazioni, questo è importante perché ovviamente quando noi identifichiamo un gene e abbiamo un primo studio va replicato, le replicazioni sono numerose, stanno arrivando rapidamente, sono su popolazioni, questa è una popolazione americana, questa è una popolazione australiana e ora anche in Taiwan, quindi indicare che non è un gene proprio solo delle popolazioni caucasiche ma è diffuso anche in popolazioni non caucasiche e tra l'altro poi replicato dal gruppo di Paola Mandic di recente in un caso genovese. Qual è la funzione? MATRIN rientra appieno in quelle che sono le funzioni che stiamo studiando molto, è una RNA di RNA binding protein della matrice nucleare, è un regolatore di eventi di splicing, agendo come repressore di splicing. Splicing è un meccanismo che determina, dopo la produzione del primo RNA, determina la separazione delle parti attive utili per produrre la proteina in sostanza. Si lega a varie regioni ed è legata ad un'attività di una proteina che si chiama polipirimidina track binding. Quello che è interessante è uno studio uscito proprio di recente in cui sono stati identificati tutti gli RNA su cui MATRIN agisce e sono numerosissimi, agiscono su moltissimi meccanismi soprattutto sono di tipo repressivo, come vi ho detto. Eccolo qua. Quello che è interessante quindi è una proteina molto varia nel suo effetto, è molto simile sotto questo aspetto a TDP43 in qualche modo, ad esempio diversa da FUS che è una proteina della stessa classe ma è molto più selettiva FUS rispetto a TDP43. Ci si potrebbe aspettare quindi che MATRIN in futuro risulti correlata a più fenotipi. Beh, uno è sicuro e ve lo faccio vedere, ma oltre è un pochino come sta avvenendo con TDP43. E questo è il fenotipo che era in realtà già noto, è il fenotipo più di tipo muscolare. Si tratta di una miopatia distale
con disturbi della deglutizione. In realtà molti di questi casi rivalutati sono più SLA che miopatie distali, e il problema è che gran parte degli studi pubblicati come miopatie non hanno la studio del sistema nervoso, hanno solo lo studio del muscolo, e molti di questi muscoli rivalutati sono più neurogeni che di tipo miogeno. Quindi comunque in genere quello che si può dire è che vi è un certo spettro di fenotipo. In sostanza noi abbiamo oggi questi spettri, in parte l'avete già visto, la SLA con FTD, e qua sono citati alcuni geni, la SLA con possibilità di sordità, la SLA con miopatia, anche VCP, che è un gene che avevamo identificato alcuni anni fa e può avere un fenotipo di miopatia, la SLA con Paget, che è una malattia ossea, di nuovo VCP è un altro gene importante, optineurina, sono... e infine la SLA e glaucoma nel caso di optineurina stessa. Gli stessi geni sono causali di fenotipi completamente diversi, ribaltando l'antico concetto a gene corrisponde malattia. Questo probabilmente non è vero, e tra l'altro avviene con le stesse mutazioni genetiche, cioè con lo stesso codone mutato. Ultimo pezzettino, se riusciamo ad andare avanti, qualche volta non prende. Alcune osservazioni per cui può essere interessante spiegare anche perché è utile avere questo tipo di dati, cioè i dati di genome sequencing, di exome sequencing. Ad esempio, già citato TBKA1, pubblicato molto di recente, siamo andati a vedere cosa succedeva nei pazienti utilizzando questo materiale, nei pazienti sardi. Abbiamo visto 3 mutazioni, tutte non descritte precedentemente, una di queste tra l'altro è una delezione. Sono tutti e 3 casi sporadici, il lavoro è sottoposto ora a rivista, ma quello che è interessante, uno di questi casi, che è proprio l'ultimo, aveva anche una mutazione di sequestrosoma, e TBKA1 è un interattore importante di sequestrosoma. Questo vuol dire che forse quando noi studiamo un gene dobbiamo studiare anche gli altri geni correlati, perché magari i fenotipi dipendono da quello che è la presenza di altre mutazioni e non solo quelle che noi consideriamo come mutazione principale. Questo sta cominciando ad apparire in letteratura, ma è probabilmente rilevante. Questo si è potuto fare perché avevamo gli esomi, abbiamo potuto esplorare i vari geni e andare a vedere se c'erano mutazioni in queste situazioni di interazione. L'ultimo pezzetto, le interazioni. Questo materiale è servito anche per studiare, ad esempio, delle mutazioni di geni, mutazioni o alterazioni di modificatori genici. L'esempio è Ataxina 2, che è noto come fattore di rischio per la SLA, che avevamo descritto sulla popolazione italiana in 2 grandi studi, in 2 grandi popolazioni, quella piemontese e quella proveniente da Mario Sabatelli, come un fattore che modificava la prognosi. L'abbiamo riconfermato proprio utilizzando questi dati sulla popolazione sarda. E ancora, di recente ad esempio è uscito un lavoro che dichiarava che FE è un modificatore di rischio di malattia, ma soprattutto di prognosi, e ad esempio usando i dati dei sardi questo è il risultato non vero. Quindi avere questo tipo di materiale ha un uso che è molto più ampio di quello che è la identificazione del singolo gene, ma diventa anche una possibilità di lavorare su studi che stanno apparendo e andare a vedere una serie di interazioni. Concludo ringraziando Arisala, ma ringraziando anche Novacop che ha adottato il progetto e che credo quindi sia importante da ricordare, perché in realtà è poi quella che insieme ad Arisala ha reso possibile lo studio. E grazie. Beh, ci sono osservazioni, domande? Nicola? E Vincenzo. Complimenti per il lavoro. Ti volevo chiedere una cosa a proposito della mutazione A382T, perché successivamente sono poi dopo stati pubblicati dei report che associavano questa mutazione anche a dei fenotipi diversi, tipo parkinsonismi, eccetera. Visto che la mutazione di fatto è presente nell'1% della popolazione sarda sana, secondo te questi report come li dobbiamo prendere? Come un'indicazione che effettivamente c'è un ruolo di questa mutazione anche in altre patologie neurodegenerative, o semplicemente che questa mutazione può essere anche un polimorfismo raro nella popolazione sarda
e quindi non avere un ruolo di questo tipo? In realtà tutti questi report sono stati confrontati come rischio proprio con quello del rischio di base della popolazione sarda. Il gene non ha una penetranza completa e quindi sicuramente vi sono dei casi, e noi abbiamo dei portatori certi che sono tuttora sani ad età intorno ai 70-75 anni, ma che presentano già alterazioni. Noi le vediamo sia nei linfociti con lo splacement della TDP43, sia a livello di PET troviamo le alterazioni. Quindi l'espressione potrebbe essere anche dovuta, e lo vediamo nel fatto che un certo numero di pazienti ha una doppia mutazione, alla presenza, cioè l'espressione della malattia può dipendere dalla copresenza di altri geni, quindi in qualche modo è un fattore. D'altra parte lo stesso discorso potrebbe valere per C9ORF, dove lo studio inglese dimostra che una persona inglese su 640 è portatore di C9ORF, che quindi potrebbe essere giudicato come un polimorfismo, anche se non è un polimorfismo perché è un'espansione. Ma di fatto credo che anche su questo si debba un po' abbattere le barriere che avevamo pensando polimorfismo piuttosto che. Abbiamo polimorfismi che certamente sono influenzanti, e l'esempio è Ataxina 2. E un'espansione che non è patogena per determinare la malattia, cioè la SCA2, ma è in grado di modificare dei fenotipi. Quindi credo che anche qui dovremmo fare una rivoluzione di pensiero in cui, come già tra FALS e SALS stiamo cercando di abbattere la barriera, anzi si è abbattuta, anche tra polimorfismi e geni maggiori cominciamo ad avere qualcosa che sta cambiando. Vincenzo. Grazie mille. Sì, Adriano, complimenti per il tuo laboratorio. Avevo due curiosità. I tuoi omozigoti TDP43 hanno un fenotipo specifico? E la seconda, se sei andata a fondo nel favismo, perché noi c'è la dibattuta questione di una miopatia legata a favismo, non so se hai speculato su questo. No, su favismo no. Sì, il fenotipo è curioso perché è un fenotipo più ampio, appunto, che spesso ha demenza e anche segni parkinsoniani, ma è più lieve come decorso, cioè una malattia che non è così aggressiva nella sua... e tendenzialmente sono più giovani. Però su questo si può discutere perché sono pochi, vabbè, tre, non è che uno possa fare troppe speculazioni, però la tendenza è un pochino quella. Che noi avevamo trovato bande oligoclonali sull'icone di una, sì, di un, appunto di una mozigote. Non hai il licor tu di questi? Io no, può darsi che l'abbia fatto Giuseppe Borghero, ma non ce l'ho io. Un'altra brevissima domanda, perché dobbiamo andare... Sì, una là? Sono due. Brevissime, dai, è altrettanto breve la risposta, Adriano, dai. Sì. Vai. Ok, bellissimo il lavoro. Volevo fare una considerazione, volevo una sua opinione sul fatto di, in quanto alla SLA sporadica, in questa popolazione della Sardegna è più prevalente, meno prevalente con il resto? No, è vero, questo è un dato che mi sono accorto che non ho messo. In realtà nella popolazione sarda il numero di casi che appaiono come familiari è circa il 20%, questo molto superiore, cioè appaiono chiaramente familiari perché c'è una familiarità, quindi è circa due volte quello che appare nelle popolazioni non sarde. E tra l'altro qualcosa stiamo andando ad indagare altri geni e stiamo cominciando a trovare alcune correlazioni di altri geni tra persone che vengono dalla stessa zona ma non risulterebbero parenti, quindi probabilmente c'è qualcosa di più. E di nuovo un altro aspetto che può essere utilizzato quando si va a lavorare più nel fino su questo tipo di materiale. Ultima domanda. Sì, volevo solo se era possibile un commento ulteriore sul ruolo di MAT3. È possibile questa miopatia che non è stata descritta in alcuni lavori possa precedere dal punto di vista temporale il danno neuronale? È una possibilità nel caso della SLA stessa, cioè nella SLA tipica si ipotizza che il muscolo possa avere un'influenza, sì, è una possibilità, però in realtà il fenotipo della nostra famiglia è un fenotipo SLA classico, eccetera. In altri casi sembra essere con degli aspetti di miopatia, ma ad esempio in tutti i casi l'elettromiografia, anche di quelli dati come miopatici, è un'elettromiografia neurogena. Quindi io che sono stato anche un neurofisiologo, ho sempre qualche dubbio quando si definisce miopatico un paziente con un'elettromiografia di tipo neurogeno. Comunque però, probabilmente un doppio fenotipo. Se posso brevemente... neurofisiologo ancora di più. No, cominciamo a ragionare con le miopatie come abbiamo imparato a ragionare con le demenze. Cioè non è che danno o. Uno stesso gene può dare SLA, può dare miopatia,
e può dare dei quadri sovrapposti in cui in alcuni casi dà più miopatia che SLA, ma se vai a fare gli esami, biopsia e pensiamo ai VCP, ci sono tutti e due gli aspetti. Quindi immaginiamo lo spettro come paradigma della SLA, non più separazione. Abbiamo imparato con la demenza, cominciamo a impararlo con le altre malattie. Non è questione di tempo, sono proprio sovrapposti, non è che prima c'è una cosa e poi l'altra. Alcuni hanno miopatia, alcuni malati in tre, anzi, secondo me, la maggioranza dei malati in tre hanno miopatia. Alcuni è misto, nella famiglia descritta da Brian, insieme a noi, e